Allora, buongiorno. Oggi siamo tornati a pescare dalla scogliera all'inglese. Visto che qualcuno di voi mi aveva chiesto che tipo di montatura usavo, è semplicissimo. Allora, una penna che può essere 1 più 1 o 2 più 1, io la metto con il piombo quasi tutto inserito a reggere la penna, in modo che la lenza scenderà giù insieme alle fiondate di bachi. L'unico, ci metto un pallino dove leggo il finale, un finale dello 010 del Falcon di circa un metro e mezzo. L'amo è un 18 del Sasame. Questo è il finale. Questo finale qualità prezzo, ecco, mi sento di consigliarlo. E gli ami sono robusti, sono grossotti come spessore, sono bronzati, robusti e infilano bene. Allora, sarà innescato in tutta la montatura, siamo sui 2 metri, un metro e mezzo di finale, mezzo metro fra il sughero, la penna e dove arriva il primo pallino al nodo del finale. L'innesco è questo. Tenteremo di vedere se c'è qualche bella spigola o se muove anche mazzoni. Se muove mazzoni, anche quel pallino che c'è lì si porterà su in cima e si pescherà proprio a svolazzo libero, in modo che quando loro arrivano sulle fiondate dei bachi mangiano a galla e questo scenderà giù insieme ai bachi. Vai! Di là dalle boe gialle! Si passa di là dalle boe gialle! Porca puttana! Vabbè, auguri! Porca puttana te! Una bella occhiata, eh? Thank you.
Occhio, ti, scusami, ti viene. Onorata. No, la spigola, eh. Anche prima un'altra mormora, eh. Sì, ho preso anche un'altra mormora. Porca puttana! Supero ogni cosa! Come mai? Sì, la lenza sciupata! Me lo porta via il pesce! Porca puttana! C'è un cucchiaino, scusa! C'hai un cucchiaino? L'agganci il supero, c'è il pesce attaccato! Ci dovrebbe essere sempre il pesce attaccato! Quella penna lì. Sì, se ce la fai a... No, no, è da solo, sai, perché mi ha rotto il pallino e fermava. Sicché il sughero è da solo, si portava via tutto il resto. Il pesce attaccava? No, no, il sughero è da solo, che mi ha rotto il pallino, capito? C'era il pallino e fermava il sughero, rompendo lì e andava via il sughero e lui si è portato via la lenza. Va bene, proprio ora che mangiavano.
Bel pesce, eh.